Allora, 300 km. Allora, il primo punto. Ah, bello! Bello. Sono, dicerei. No, prego, prego, prego. Sono i verbali dal 42 al 48 della seduta del 29 settembre. Perfetto. Chi vota a favore? Unanimità. Ok. Punto 2. Ratifica deliberazione del 30-11 riguardante variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 21-23. Parola ragioniera, prego. Allora, con la delibera della giunta comunale 217 del 30-11 è stata approvata l'ultima variazione di bilancio, accogliendo le ultime modifiche da portare al bilancio di previsione 21-23. Principalmente riguardano gli ultimi trasferimenti che sono arrivati per il Covid, vale a dire ad esempio l'esenzione IMU per le partite IVA per 20.045,11 che è stata fatta una variazione in meno, quindi sull'IMU ordinaria. Poi è arrivato il saldo del fondo di solidarietà comunale per 12.109,37, è stato erogato un altro saldo per le funzioni fondamentali per 10.084,05, erogato un fondo ristoro COSAP per 3.413,28 e poi sono state necessarie alcune variazioni sia in entrata che in uscita di ordinaria amministrazione e infine è stato applicato una parte dell'avanzo di amministrazione vincolato per il versamento del 50% delle quote delle sanzioni del codice della strada combinate sulle strade di proprietà della provincia per gli anni che va a finanziare appunto queste sanzioni per gli anni dal 2012 al 2019 ai sensi di un decreto che è uscito nel un decreto ministeriale del 31/12/2019. Sono stati accantonati i fondi in avanzo e sono appunto stati applicati per poter effettuare questo pagamento alla provincia ai sensi della disposizione. Queste sono le principali modifiche apportate nella variazione. Avete domande? Ha preso atto? Chi vota a favore? Chi si astiene? Immediata esecutività, chi vota a favore? Chi si astiene? Prego. Punto 3. Approvazione del programma triennale dei lavori e biennale dei servizi e forniture dell'anno 22-24 in modalità del 22. Allora, non ci sono allora, variazioni. È stato, viene riportato il triennale che è stato approvato al Presidente del Consiglio. L'ufficio tecnico chiede, come dire, si chiederà una variazione del triennale nel momento in cui usciranno dei bandi ad hoc e si riuscirà a partecipare, quindi per loro si tiene in stand by e lo si andrà a modificare l'esigenza dopo. Questa è l'unica cosa degli noti. Ci sono domande? No. Mettiamo in votazione il punto 3, chi vota a favore? Buonasera. Chi si astiene? Immediata esecutività anche per questo? No. Chi vota a favore per immediata esecutività? Chi si astiene? Prego, sindaco. Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma... Allora... Siamo al punto dell'approvazione del piano di alienazione e valorizzazione, giusto? Sì. Allegato al bilancio di previsione, non so se vi ha accennato il vice sindaco, altrimenti lo faccio io. La sintesi del bilancio e gli allegati, al di là dell'importanza di recepire tutte quelle che sono le novità date dal PNRR e dei benefici in termini di contributi ricevuti, va sostanzialmente a dare una tipica preparazione preelettorale a quello che è il bilancio, cosa intendo? Non abbiamo inserito delle iniziative che vanno
da un lato a dare degli ulteriori investimenti, se non di natura strategica recepite nel DUP, proprio per quello che è una forma di rispetto, di contesto in tal senso. Ovviamente non mancheranno tutte le attività e un coinvolgimento anche ulteriore dei consiglieri di minoranza nel caso si palesassero delle importanti iniziative e opportunità, per non far sì che siano mesi in qualche modo improduttivi. È chiaro che invece per la spinta del, ma questo soprattutto per il contesto nazionale in cui siamo. Detto ciò, nel caso si palesassero, avremo modo di insieme di approfondire, di concertare una linea in tal senso. Quindi questo per dire che il piano dell'alienazione e valorizzazioni non va ad inserire delle iniziative particolarmente strategiche, se non quelle che sono state attuate nei mesi precedenti. Quindi se non ci sono iniziative o interrogazioni piuttosto che altro, metto in votazione. Chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. Speravo di vedere il consigliere Di Blasio con lo sfondo il Golfo di Napoli. Dov'è? E i delfini che saltano. Abbiamo visto Alberto Angela ieri. Esatto. Chiedo scusa immediata esecutività. Chi vota a favore? Grazie. Procediamo con la definizione della percentuale copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale. Anche questo un allegato di riferimento. E al di là del lasciare invariati quelli che sono i costi spettacoli, mensa, pasti anziani, attesa pubblica, ne recepiamo quella che è anche a livello di bilancio la copertura e tutti quelli che sono i costi che ormai sono di fatto standardizzati, servizi che trovano una propria di fatto parziale congelamento dato dal fatto che noi siamo ancora in questo contesto emergenziale e quindi le domande individuali a cui siamo stati abituati, salvo i pasti per gli anziani che invece hanno trovato un proprio incremento in termini di richiesta, restano sostanzialmente anestetizzate. Quindi vi confermo che i servizi domanda individuale non trovano incrementi in termini di tariffari rispetto al pregresso. Anche per questa metto in votazione, chi vota a favore? Grazie, immediata esecutività, per favore. Grazie. L'ultimo punto che la ragioniera ha avuto modo di intervenire sul bilancio? Sì. Non ancora. Perfetto. Per quanto riguarda l'approvazione della variazione di bilancio. Ok, grazie. L'approvazione della nota dell'aggiornamento del DUP, di fatto noi siamo andati in adozione e nell'adozione ci fu anche un confronto col capogruppo Elio Bravo rispetto a anticipare già in adozione quelli che erano il recepire alcuni dettami e alcune strategie, nonché presa atto di un contesto pandemico che ha cambiato i paradigmi della pianificazione e progettazione. Ce lo siamo detti in tante circostanze, il Next Generation, il 90 e tutti i piani che sono stati approvati dall'Unione Europea, nonché tutte le dinamiche legate alla transizione ecologico-ambientale in atto impone un'accelerazione e dei nuovi sfidanti obiettivi che portano innanzitutto l'asticella al 2030, quelle di rilevanza strategica, mentre dal punto di vista dei correttivi alla transizione piuttosto che alle iniezioni di liquidità per la leva della spesa pubblica sono invece dinamiche attuali. Quindi approviamo un documento unico di programmazione che dà conto delle strategie dell'Unione Europea, dell'Italia, della Regione e del Comune di Gottolengo in quelli che sono i pilastri della sostenibilità economica, della sostenibilità ambientale e della sostenibilità sociale che facciamo nostri. Per ultimo, ma non per ultimo, il tema della sostenibilità sociale
perché il ruolo dei comuni qua diventa nevralgico in quello che è il contrasto all'isolamento, alle nuove povertà, alle fragilità in ambito educativo e scolastico, e per la quale ci sentiamo in dovere di aprire a questa programmazione e progettazione con tutti i partner, i cosiddetti stakeholder territoriali, quindi le associazioni, l'oratorio e tutti quelli che sono i portatori cosiddetti di interesse. Non è fuffa, non è un contorno per dei bei discorsi, ma è un obiettivo e è una pianificazione che in parte si sta concretizzando, che in parte dovrà guidarci nel perseguire gli obiettivi appunto qui prefissati. Il tema di un affiancamento alla svolta energetica comporta il fatto che è in fase di approvazione a livello nazionale, ma anche poi di recepimento regionale, tutta la normativa sulle comunità energetiche. Non sapevamo quasi cosa fossero qualche tempo fa, adesso si paleseranno e quindi qui dovremo prepararsi a quello che è un mettersi a rete imprese, grandi strutture energivore comune per creare delle comunità energetiche. Il fatto di lavorare su determinate bonifiche, il fatto di perseguire degli obiettivi di natura strategica, cioè di poter catalizzare sviluppo economico, trova in tutti i bandi, in tutti gli obiettivi strategici, il tutto. Il PNRR è una guida molto chiara e noi abbiamo l'onere di perseguirla. Da qui rimando anche a quanto dicevo prima. Va benissimo l'avvicendamento amministrativo, va benissimo quello che è un rispetto dei rituali anche elettorali democratici, ma l'invito che faccio al Consiglio Comunale è quello di, insomma, di non perdere tempo esatto, quindi invito tutti i consiglieri, soprattutto i portatori di deleghe, a lavorare come si fosse all'inizio di un percorso e non certo alla conclusione, perché il momento è strategico e capita assai poche volte nei cicli economici di vivere un momento di gravissime difficoltà e preoccupazioni come questo, ma foriero importanti opportunità. Invito i consiglieri che volessero intervenire sul documento unico di programmazione. No, perché l'avevamo sostanzialmente già discusso e condividiamo questa impostazione che tu hai proposto a tutto il consiglio. Grazie anche per quello che tu, diciamo così, uno stimolo proattivo ad accelerare rispetto a questo tema. Metto in approvazione il DUP, chi vota a favore? Chi si astiene? Vi ringrazio. Immediata esecutività, chi vota a favore? Astenuti? Grazie. Andiamo con la 7, che è l'approvazione del bilancio e previsione finanziario 22-24. Invito la ragioniera Sementi a una zippata presentazione, perché i signori consiglieri hanno avuto modo di visionare i dati, il vice sindaco un po' meno perché ultimamente si dà altre passioni e poi. Allora, il bilancio di previsione non è altro che il riassunto anche dei punti precedenti, perché comunque è composto dalla parte corrente e dalla parte capitale. La parte corrente non sono altro che le entrate e le spese che si ripetono tutti gli anni e che quindi vengono inserite sulla base di uno storico e sulle esigenze poi richieste dai vari uffici nell'anno di competenza effettivo o eventuali novità che possono sorgere, come ad esempio quest'anno l'aumento dei costi delle utenze, che è una cosa abbastanza rilevante e che è stata inserita. Per quanto riguarda invece la parte capitale, sono stati recepiti quello che è il triennale dei lavori e il biennale delle forniture e servizi, nonché il piano delle alienazioni.
possiamo vedere nel quadro generale riassuntivo che il bilancio quadra l'anno 2022 per 9.133.478,53, comprende appunto, come ho detto, la parte corrente, la parte capitale e le partite di giro. 2023 quadra con 11.948.209,53, il 2024 con 15.054.529,53. Dopo non lo so, gli allegati sono tanti. È importante il fatto che recepiamo soprattutto dal punto di vista della spesa corrente, conoscete la coperta di necessità virtù. Abbiamo chiaramente lasciato una propensione a maggiori spese rispetto a quello che è l'ambito di natura sociale, perché non conosciamo le evoluzioni. Spero non aver sentito Melzani che magari si fa prendere la mano con delle iniziative autoreferenziali. Sdrammatizziamo, purtroppo, insomma, pensate solo, ne parlavamo Andrea l'altro giorno, fortunatamente sul bonus spesa siamo stati parsimoniosi e abbiamo degli accantonamenti che potranno essere utili adesso con l'imprevisto caro energia, che porterà soprattutto le utenze anche fragili ad avere dei contraccolpi sul gas e sull'elettricità di non poco conto. Questo è per dire che al di là degli aspetti tipici che abbiamo detto prima, l'aspetto pandemico, ci sono poi una serie di concause come tipico che si alimentano e che creeranno dei disagi. Dicevo, oltre alla spesa corrente, il tema degli investimenti recepisce tutto quello che è stato l'importo considerevole del Ministero dell'Interno rispetto ai 2 milioni e rotti di cui siamo stati beneficiari e che vengono così per noi in una partita di giro, ma tradotti in un importante sviluppo. Quindi, rispetto a quanto dicevo prima, seppur è vero che andiamo a inserire delle novità dal punto di vista degli investimenti per i motivi che siamo anzidetti, dobbiamo portare a compimento una mole di investimento dal municipio sino alle strade piuttosto che alla viabilità che sono particolarmente importanti. I fondamentali li conoscete e quanto abbiamo temperato in questi anni agli accordi è cosa fatta. Penso alla casa di riposo, penso all'asilo, penso a tutte quelle che sono le convenzioni e anche alle rateizzazioni che vanno in corso che hanno trovato, nonostante le difficoltà, sul continente. Sono interventi sul bilancio 2022. Ringrazio anche la ragioniera per il lavoro, perché nonostante intervenuta una proroga all'ultimo minuto da parte del governo che sposta a marzo il bilancio previsione, siamo riusciti a realizzare quello che era l'impegno che ci promettemmo a suo tempo di arrivare al 31-12 con il bilancio approvato, e non è cosa di poco conto. Avete delle domande? No, mi è venuto in mente. Avevamo segnato tra i desiderata una cosa non finanziata, ovvero la caldaia dell'asilo. Volevo capire perché non l'hanno finanziato, dell'altra, perché non l'hanno finanziato. Ma come capita di essere beneficiari, a volte no, abbiamo partecipato a un bando di regione. Ah, era un bando regionale. Era un bando, siamo stati finanziati. Appunto, sì. Non perché abbiamo partecipato, ma non siamo arrivati. C'era una caldaia. Sì, da una energivora a una non energivora, no, poi ma c'erano delle motivazioni. Ma in realtà il progetto era un pochettino più esteso, cioè, perché sì, non era puro caldaia, era proprio tutto un discorso anche impiantistico e anche raffrescamento. Ah, c'era tutto dentro. Ma perché era appena voce caldaia? Allora. No, non era una roba. Sta capitando che, ripeto, fortunatamente, a fronte delle importanti risorse che sono in corso, In molti bandi le graduatorie stanno un po' andando a scorrimento, per cui ci sono poi ulteriori fonti di finanziamento. Quindi quello è. Non è detto, sì. Né più né meno abbiamo avuto la disponibilità comunque anche dal concessionario dell'illuminazione pubblica e della gestione termica, che è il medesimo soggetto,
a trovare anche una forma di suo intervento a fronte di una regolazione pluriennale poi all'interno. Vediamo, perché ripeto, sia la fonte GSE sia il DPE sul tema dell'efficientamento, io sono sicuro che, anzi, non mi dispiace più di tanto rispetto a quel tipo di bando, perché era un progetto anche molto lungo. Posso chiedere per quanto riguarda la convenzione Sportello Amico? Sì. Con la casa di riposo, Carmine Berini. Ma con la situazione che c'è adesso, che è chiusa, non fanno entrare nessuno, io stesso stamattina volevo chiedere delle informazioni, non mi hanno aperto. Ma come funziona adesso questa convenzione? Lo Sportello Amico è stato aperto negli spazi di proprietà della fondazione, ma non era presso l'RSA, ma dove c'è di fatto l'ex convento, dove sono attivi i poliambulatori. È chiaro che con la recrudescenza del Covid tutte quelle sono le attività non strettamente importanti dal punto di vista sanitario, e quello aveva una vocazione inizialmente socio-sanitaria, troverà una propria proprio rilancio a tempo debito. Posto che il nostro obiettivo comunque risulta tendere poi quello di erogare anche nuove prestazioni di natura sanitaria in coordinamento con i medici del territorio. Quindi quello è stato più che sostanziale un segnale formale per voler iniziare a smuovere le acque rispetto alla necessità di creare sul territorio un'attenzione ai cittadini e all'utenza fragili e a nuove forme di dialogo nelle prestazioni sociosanitarie che in qualche modo deve concretizzarsi. Al di là della riforma di Regione Lombardia e di quanto ha tradotto in realtà, anche le singole realtà private sono chiamate a fare un salto. Però basta essere nella condizione di necessità, ecco, che si trova proprio, che si capisce che questa medicina del territorio è molto lacunosa, nel senso che non si sa davvero a chi rivolgersi. Da qui il fatto di provare insieme a fare il nostro piccolo contributo. Comunque è un tema particolarmente importante, sì, sul quale magari meriterà anche un momento di confronto. Certo. Extra, diciamo, sede bilancistica, okay. Però l'idea di mantenere un nostro intervento anche economico per supportare iniziative rivolte a favorire l'avvicinarsi tra domanda e offerta lo è limite di quello che è il ruolo dell'ente, però c'è. Grazie a lei. Metto in votazione, chi vota a favore? Chi si astiene? Ne diamo anche l'immediata esecutività, chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. Ragioniera, io, visto che è stata troppo brava, cioè sintetica, le darei la parola anche per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni, a misura in cui è una presa d'atto, d'obbligo. Anticipo solo che dovremo fare, giusto segretario, nel prossimo consiglio un punto dedicato per recepire quella che è l'ingresso nella società di Garda 1 della società analoga veronese, giusto, tra i soci, e quindi dovremmo parlare di partecipate anche in tal senso. Prego, sulla razionalizzazione, se vuole. È un adempimento annuale, entro fine anno bisogna rivedere, prendere in esame le partecipate dell'ente e vedere se mantengono i requisiti per poter essere tali. Le partecipate sono sempre le solite 4: azienda territoriale per i servizi alla persona, ambito 9, Garda 1, SIAB e COGES. Le prime due hanno tutti i requisiti e quindi vanno mantenute. SIAB e COGES sono già in liquidazione, quindi noi avevate già fatto la vostra scelta a suo tempo di alienarle. E si sta andando avanti in questo senso, solo che adesso sono in liquidazione e quindi bisogna attendere i tempi della pratica di liquidazione.
non c'è nulla, null'altro che quindi ci sono tutte le tabelle allegate alla delibera dove si riportano tutti i dati contabili e di riferimento delle varie società dove si vede che Garda 1 e Ambito 9 mantengono e hanno tutti i requisiti per poter essere rimanere partecipate e le altre due invece sono società in liquidazione. Dopo 25 anni siamo riusciti a organizzare un incontro a Gottolengo alle ore 11 di mercoledì scorso, nella quale abbiamo obbligato i comuni limitrofi a partecipare, perché il tema del consorzio, quello del gas per intenderci, era bloccata dal fatto che il consorzio fosse ancora proprietario di un appezzamento che sostanzialmente all'estensione di questo tavolo e che non si riusciva a trovare una quadra. Insomma, l'abbiamo fatta, abbiamo deciso, ragazzi, vendiamolo, fine, e ha fatto una proposta a due rete gas e finalmente così Buon Cavallari potrà procedere alla cessazione definitiva. Metto in votazione la razionalizzazione, punto 8, chi vota a favore? Grazie. Immediata esecutività, anche perché per esso è legato al bilancio. Grazie. E diamo atto al Consiglio della... questo non si vota però, diamo atto, o lo dobbiamo votare? Nomina. Votiamo? Bene. Votiamo la nomina, che è un po' una contraddizione, votiamo la nomina del revisore che come sapete non è scelto in modo fiduciario dal sindaco, dall'amministrazione, ma viene di fatto estratto. In questo caso la sorte si consegna al signor professionista. Al dottor Mauro Meregalli. Di Cara, residente a Carate Brianza. Perfetto. Il quale dopo un'estenuante trattativa economica ha accettato le miserie che gli abbiamo offerto a 6.500 euro anni, esatto. Più eventuali spese, rimborsi spese nel caso dovesse recarsi in presenza. Quindi si è adeguato a quello che era lo standard del suo predecessore. Quindi pongo in votazione la nomina del revisore, chi vota a favore? No. Immediata esecutività, chi vota a favore? La sorte ha nominato e lo prendiamo atto. Ultimo punto è il rinnovo e modifica della convenzione di adesione alla centrale unica e committente appunto di Artenegro fino al 31/12/24. Sapete che la CUC è la centrale unica di committenza e la normativa impone agli enti che al di sopra di determinate soglie di valore, facoltativamente anche al di sotto, possono aderire devono aderire alle centrali uniche committenza, che sono di fatto delle stazioni appaltanti. Di fatto la nostra opportunità era qualche anno fa di aderire o alla proposta della provincia di Brescia o a questa iniziativa sperimentale del comune di Carpenedolo, che come potete immaginare, se presentiamo in questa sede il rinnovo è perché ha riscontrato la nostra soddisfazione, seppur non utilizzata perché le soglie d'appalto che appartengono al nostro comune sono generalmente al di sotto. Fortunatamente i finanziamenti ricevuti ci imporranno di avvalerci di questa stazione appaltante, che non so se lo sapete, il nostro ingegner Bulgari, dipendente al comune a tempo parziale, lavora anche presso la centrale unica in quel di Carpenedolo. Abbiamo ridefinito i parametri della convenzione e quindi alle medesime situazioni, introducendo anche delle soglie per i piccoli appalti, vi è stata prodotta e che vorremmo questa sera deliberare e riproporre. Quindi con Carpenedolo noi abbiamo il suo, relativamente al commercio e tutte le attività di natura imprenditiva e la CUC come centrale unica di committenza. Anche dal punto di vista economico è più vantaggiosa la royalty rispetto a quanto chiede l'ente provincia di Brescia e abbiamo riscontrato anche una certa maggiore fruibilità non solo di dialogo e informazioni ma anche di tempistiche, perché la provincia, chiaramente gestendo molti più anche comuni, ha delle modalità per non dire assolutamente adeguate, ma ci siamo sentiti di proseguire questa esperienza. Solo una domanda, siccome nel testo
nell'oggetto dice rinnovo e modifica. La modifica riguarda quei valori bassi, ok? Prima era quella era grandi, forti, adesso invece c'è la possibilità. Sì, per rendere più fulgore, per fare un certo. Esattamente come provo un po' più accennavo en passant, abbiamo voluto anche inserire, poi non è d'obbligo l'utilizzo, quello che è la possibilità di conferire affidamenti di procedure di evidenza pubblica anche al di sotto delle soglie di riferimento. Quindi esattamente la modifica attiene a quello che è l'indicazione delle royalties di riferimento, che sono 0,25 per le somme minori ai 200 e poi sale superiori alla 200 e 4 milioni. Con queste le soglie sì, che sono state individuate. È stata una richiesta di gruppo Lenco questa, inizialmente la proposta ci ha fatto Carpenedro, non c'erano queste opportunità, però visto che speriamo di colpare l'ufficio tecnico con gare, quindi nel caso dovessero farsi coadiuvare abbiamo anche questa possibilità. Metto in votazione l'ultimo punto, che è rinnovo e modifica della convenzione della CUC. Chi vota allora? Grazie. Su questo non dobbiamo dire più. Sì, anche su questo. Votiamo l'immediata esecutività. Ottimo. Il punto. Buonasera. Su questo? Prego, c'è una domanda? No, non è una domanda, è solo un ringraziamento, è stata gentilissima, è molto disponibile, ci ha spiegato tutto, abbiamo capito tutto. Benissimo, bene. No, è stata veramente molto, molto cordiale e disponibile. Grazie consigliera. Grazie a lei. Lo stipendio resta medesimo e buona continuazione. Grazie. Altrettanto. Signori, il consiglio per stasera, che è l'ultimo del 2021, si conclude. Non posso che augurare a tutte le vostre famiglie una buona conclusione, ma soprattutto un 2022 che consci che non sgombrerà il campo finalmente dalla pandemia, ma ci mette, spero, nelle condizioni di sempre più contenere e prendere le misure. Ringrazio il Consiglio Comunale per il lavoro svolto nelle sedi istituzionali e non solo, lo dico non solo perché credo che proprio nei comuni delle nostre dimensioni, con le nostre peculiarità, quello che è l'attività anche legata al volontariato, una presenza sociale, a un approccio, a una modalità di dialogo e di rispetto sia importante altrettanto quanto la vita nelle sedi istituzionali che si sostanza. Quindi a tutti voi, anche alle persone che vi stanno vicino, un ringraziamento per il lavoro e l'augurio che sia un buon 2022 per tutti noi. Quindi grazie di tutto e buona continuazione a tutti. Grazie. Sindaco, ho avuto la possibilità di sfogliare solo per adesso il libro di Bonaglia, sì, è interessante, è stato un bel lavoro per la nostra cittadina e diciamo che almeno conosciamo bene anche le nostre radici. È bello, una bella cosa culturale, un bel aiuto. Sì, si teneva particolarmente Bonaglia, ecco, diciamo che non è un libro per tutte le sere, perché insomma, è particolarmente impegnativo, no, però è un libro da tenere. Consegniamo alla memoria e posteri anche quello che è un importante contributo. Tra l'altro, quello che ci ha aperto anche la Fondazione Civiltà Bresciana a tutta una serie di disponibilità e di ragionamenti da poter fare con loro, nel senso stretto della toponomastica. Questo attiene più una storia della... insomma, fondazione anche per il futuro dal punto di vista culturale dell'impegno delle collaborazioni si possono attuare può uscire davvero tanta carne al fuoco. Grazie a voi.